Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un video diverso dal solito. Infatti sono con i miei due fratelli Antimo e Francesco, che anche se non li avete mai visti sono sempre stati dietro al canale. Sono qui per annunciarvi del cambiamento che avrà sia il canale sia la mia carriera. Infatti ho deciso di passare dal calcio a 11 al calcio a 5. Sì, sicuramente questo è un filmato molto toccante, almeno per me, per il nostro percorso. È stato un cammino molto bello, poi a volte le cose finiscono, come può essere ora. C'è un nuovo inizio, prendiamo tutto quello che si è fatto di buono in precedenza e andiamo avanti con un nuovo percorso, quello del calcio a 5. Tu sei sicuro che questa scelta sia irreversibile? Per adesso sto pensando di giocare a calcio a 5, mi diverto. Sono passati diversi anni in cui con il calcio a 11 non mi divertivo più, quindi per adesso penso di continuare con il calcio a 5. Non so se lo sai, abbiamo fatto un piccolo filmato cronologico, no? Che andrà da quando Fabio era piccolino fino alle ultime immagini, quelle che avete visto quest'anno alla Val Santerno. Scorreva la stagione 2009-2010, prime immagini della Portuense, poi c'è un buco temporale nel quale non ho ripreso e si riparte dalla stagione 2010-2011 all'Argentano. Come ti senti a rivedere le immagini del passato? Ah, è bello. Ancora nei primi anni di calcio si vedeva che mi divertivo moltissimo a giocare. E si vede da come risultato per i gol. Ed è una cosa che è un po' mancata poi durante gli anni dopo. Vediamo come si ti divertivi. Il dribbling è sempre stata una prerogativa del tuo giocatore, no? È stata davvero una bella esperienza, un bel percorso. Anche è bello poi vedere uno come cambia, no? A livello personale, come riesce a evolvere. Questo è intanto uno dei gol più belli, cioè meno belli sotto l'aspetto visivo, ma mi ricordo che il mister dell'altra squadra era molto scontroso, così come alcuni dirigenti della squadra avversaria, e questo è stato il gol del pareggio del 2-2 all'ultimo secondo. Vediamo come esulta, tutti che lo vanno ad abbracciare. Ti ricordi quel gol? Sì, è tra i pochi che mi ricordo di quando ero piccolo. Cioè, mi ricordo poche cose di quando giocavo da piccolo, però quello sì, mi ricordo che era un gol importante. Giocava in maniera molto istintiva Sì. comunque, si vede che anche in questi dribbling in particolare. Andavi molto dritto per dritto, comunque con tanta tecnica. Poi, tra l'altro, tu hai iniziato a giocare pure abbastanza tardi, cioè almeno hai fatto vedere subito le tue qualità tecniche. Sì, ho iniziato a 7 anni, quindi da quello che so molti iniziano anche prima. Intanto vediamo le prime immagini di quando è cominciato il campionato ufficialmente di calcio a 11, perché prima era calcio a 7, calcio a 5, questo è calcio a 11. E vediamo che comunque le gesta. E quest'anno qui giocavi con i più grandi, con i 2001. Ti ricordi quanto è stato difficile il tuo primo passaggio da dimensioni di campo diverse? Sinceramente non mi ricordo di aver avuto grandi difficoltà, più che altro la difficoltà era il fatto che ho iniziato a giocare con il campo grande, con gente più grande di me, 2000, 2001 e 2000 mi sembra anche. Vediamo quanto è bella questa punizione, raccontacela. Poi c'è il passaggio all'Etrusca, dove il primo periodo dell'anno del calcio 11 non era particolarmente fortunato. Dopo il secondo anno, appunto all'Etrusca, hai trovato l'alchimia giusta anche con i compagni, sei esploso, tantissime squadre ci chiamarono quell'anno. E niente, qui come diceva anche prima Francesco, si vede istinto, si vede purezza, classe, voglia di giocare. Questo è un altro gol bellissimo, tra l'altro, su un campo di patate. Pensi che comunque il tuo percorso possa essere stato compromesso dalla presenza di, non so, alcuni allenatori che ricercano la disciplina a livello tattico, e questo spesso va a discapito dei giocatori tecnici o fantasiosi? Non vorrei condannare uno dei miei mister in particolare, un po' diciamo il sistema in generale italiano che magari non mette al centro la fantasia dei ragazzi, quindi è stato decisivo anche questo. E poi dopo la spalla, cioè qui è stata secondo me assieme a Coverciano la volta in cui mi sono emozionato di più, posso dirtelo. Vediamo qui 61esimo gol stagionale, e poi questo fu il 62esimo, te lo inventasti. E vediamo proprio qui quando si parla di genio, senza essere troppo come dire blasfemi, però un bambino piccolo che mette in risalto tutte queste doti merita secondo me anche quel gol al Frutteti, il primo, il secondo, classe pura. E in ogni caso, cosa pensi di portarti dietro da
dall'esperienza di tutti questi anni. Giocare a calcio con tutte le sue difficoltà mi avrà aiutato caratterialmente. Poi anche il fatto che vado a giocare a calcio a 5, lo stesso mi porto dietro anche il bagaglio tecnico degli anni passati. Tra l'altro, sì, poi vedendo le immagini, non so se te poi magari partissi d'ala, però vedo sempre che stavi in posizioni centrali. Poi magari quegli anni lì la tattica, gli schemi, i moduli non c'erano molto. Quello che abbiamo visto prima, il gol più veloce della storia di Fabio dopo 34 secondi di gioco. Vediamo qui che controllo palla, esterno, interno, la tecnica. Insomma, eri un tripudio di emozioni quando giocavi. Mi viene in mente l'anno in cui ti sei divertito di più, gli anni in cui ti sei divertito di più, Zaccarini, Capisani, Gavioli a finale Emilia e Muraglia a Pontedera, che sono stati gli allenatori che ti hanno apprezzato di più, gli allenatori che ti hanno dato di più anche sotto l'aspetto, come dire, della fiducia, del fai quello che vuoi e va bene così. Tralasciando i primi anni, non è che eri di questo egoismo esagerato? Sì, penso soprattutto a Pontedera. Quando vieni messo al centro del gioco, per forza uno si diverte. E questo, ragazzi, il gol di Poverciano, cioè quello che dicevo prima. Poi la coppa portata a casa. Forse uno dei più emozionanti. Anche lì si è vista un po' una mezza esultanza. Sì, dai, là c'era l'esultanza. Ecco, via. È una cosa che abbiamo fatto vedere troppo poco, secondo il mio punto di vista, all'interno della tua carriera, ma il tiro da fuori lo hai sempre avuto. Dovresti dovuto usare un po' di più in questo senso, secondo me. E poi qui l'anno dopo a finale Emilia, e vediamo, questa è una delle giocate più spettacolari della tua carriera, tralasciando quella che abbiamo visto da piccolino dove scarti tutti. Se ci fosse stato il campo 5 qui, l'avresti fatti fuori tutti. Qual è la cosa che ti faceva stare meglio, la cosa che ti faceva stare peggio quando giocavi? La cosa che mi faceva stare meglio è ovviamente fare gol, gratifica sempre. Come questo che vediamo ora, bellissimo. D'altra parte, nei periodi in cui si fa fatica, va tutto male, sono periodi brutti. Poi magari ho sempre sofferto anche più l'inverno in cui, non so, fa freddo, ho sempre avuto meno voglia di giocare. Dove i campi magari anche iniziano a essere anche brutti. Credo che sia stato questo poi magari l'anno in cui ti sei divertito di più, anche poi per la quantità di gol, tutti molto belli. Cioè, abbiamo visto due gol da 6 punti, la Pieve Nonantola e Persiceto. È normale che quando arrivi a decidere ed essere decisivo in un contesto, la voglia è sempre a mille. Ma comunque c'è da dire che te con i campi artificiali ti sei sempre trovato meglio, no? Sì. Sempre desiderato giocare in quel tipo di campo, no? In cui magari la palla ti rimbalzasse sempre bene. Sì, no, infatti adesso che con il calcio a 5 non mi posso lamentare. È questo appunto ti volevo chiedere. Qui vediamo scivolone del portiere, qui magari può essere complice il discorso che stavamo accennando. Campo non perfetto. E credi che comunque il cambiamento per il calcio a 5 sia anche appunto per le tue caratteristiche di gioco? Principalmente anche perché quando ho giocato a calcio a 5, anche se a livelli più bassi, mi sono sempre divertito molto. Qui intanto vediamo il passaggio a Pontedera, l'anno in cui ci siamo sentiti più vicini al fare qualcosa di importante. Come hai vissuto quell'anno e come è stato il tuo anno lontano da casa, in convitto? Sicuramente, ma alla fine non sono stato neanche così tanto lontano da casa, anche perché poi con il Covid tornavo abbastanza spesso. È stato un bell'anno, mi dispiace solo di essere arrivato in primavera un po' tardi. Che poi quando sei stato chiamato in causa nel campionato Primavera 3, vecchio Berretti, diciamo, hai fatto comunque bene, il livello era alto. Tant'è che, vabbè, siamo riusciti in seguito a quelle ultime due o tre partite ad avere anche alcune chiamate importanti che poi dopo sono andate dove sono andate, però insomma resta comunque, come dire, il ricordo piacevole di aver fatto il meglio possibile per il periodo concesso. Com'erano gli allenamenti comunque in un contesto professionistico? Cioè, qual è stata la sostanziale differenza? Tra l'altro comunque si vede che dal punto di vista fisico stai molto bene in questi video. Sì, ma penso che alla fine gli allenamenti non siano mai così diversi dalle società, anche a livelli diversi. La differenza la fa l'intensità di come si fanno gli esercizi, degli altri giocatori con cui li fai. Certo, sicuramente il livello più alto è più ti abitui a... Qui vediamo anche quanto è importante lavorare a due piedi. E poi sì, sicuramente l'intensità di gioco. E poi inizia il tuo primo anno tra i grandi, il tuo primo anno nel campionato di eccellenza. Saltare una pista di Serie D all'ultimo secondo, un altro aneddoto che molti non sanno, a raggiungere la pista Alfonsine. Qui vediamo intanto capitano, come è stato essere capitano dell'Alfonsine. Sono stato capitano in un momento un po' particolare, erano rimasti veramente pochi giocatori della situazione di partenza, però comunque è bello, cioè ci si sente responsabilizzati. Credi che abbia influito magari sulla tua prestazione il fatto di aver avuto una fascia di capitano, magari indirettamente anche? Sì, può essere, sì, come ho detto, sì, ci si sente responsabilizzati, però la fascia di capitano l'ho avuta solo nel secondo tempo. A livello qualitativo posso dire che molte di quelle skills, di quel Fabio buggato che abbiamo visto da piccolo, lo possiamo rivedere anche qua. Cos'è che davvero ti ha frenato? Cioè, c'era qualcosa che ti faceva sentire paralizzato in campo? Che secondo me hai espresso il 20% di quello che potevi esprimere. Sono molto critico, lo so, però è quello che penso. Magari con il tempo queste cose, sì, le skills si vedono sempre di meno con il passare del tempo. C'è più tattica e ci si può permettere di sbagliare meno. Questo è stato un anno in cui hai sperimentato anche un nuovo ruolo, un po' più difensivo, nel 3-5-2 fatto all'esterno, e come ti sei trovato? È un ruolo difficile dal punto di vista della fantasia,
anche dal punto di vista della corsa è molto faticoso. Nonostante questo, però... insomma, vediamo tantissime occasioni da gol, è mancato il gol quell'anno, però ti sei avvicinato in più riprese come vediamo ora. Davvero un anno sfortunato in tutto e per tutto, e secondo me pensi che se non avessi avuto l'ultimo anno come esempio la tua carriera sarebbe cambiata? Intanto vediamo poi le immagini di Valsanterno. Può essere, sì, perché sono stati un po' di anni di seguito che sono andati male, che mi hanno portato a smettere. Cioè, se fosse stato solo un periodo, pensi saresti andato? No, sì, non è stata una scelta dovuta ad un piccolo periodo, sono stati 1, 2, 3 anni. Anche la Valsanterno comunque, dai, giocate di un certo calibro, hai giocato più da mezzala nell'ultima stagione anziché da ala, poi ci sono stati dei problemi, come te la sei vissuta? Sì, non era facile comunque fare una partita sì e due no. Però comunque credi che l'aspetto, no, magari gli allenamenti, il fatto che stesse già passando la voglia abbia condizionato le scelte? Sì, dell'allenatore, sì, certo. Cioè ci sono anche delle tue responsabilità magari? Sì, sì. Sì, sì, sicuramente, già quando ho iniziato l'anno con la Valsanterno già l'avevo dubbio se iniziare con il calcio a 5. Perché tu la chiamata del Balsa quando l'hai avuta? Sì, l'ho avuta a inizio stagione, però non me la sono sentita di lasciare il calcio dopo tanto tempo, e quindi ho continuato, e poi vedendo dopo quanto, 3 mesi penso, dalla Valsanterno, sì, ho deciso di cambiare. Vediamo il video che è finito, cosa te ne pare? Ho fatto rivivere emozioni passate che cioè, mi ero dimenticato. La cosa più bella forse è fare il calciatore come l'hai fatto a Pontedera, che avevi praticamente solo calcio e basta, no? Come fare proprio, sì, immergersi nella mentalità del devo fare il calciatore e stop? Sicuramente sei molto più concentrato, ero concentratissimo per ogni allenamento, quindi penso che si sia visto poi in campo che rendevo di più. Secondo me pensavo solo al calcio, ad allenarmi bene, e quindi rendevo anche meglio in partita. Beh, possiamo annunciare anche le prossime novità, ovvero appunto come citava Fabio prima, entreremo anche io e Francesco all'interno del progetto. Cosa riguarderà il progetto? Fondamentalmente supportare Fabio come abbiamo fatto fino ad ora col calcio a 11, ma farlo col calcio a 5, far vedere anche un po' il viaggio lungo le trasferte che ci saranno, che sono molto impegnative, perché ricordiamo Fabio farà comunque un campionato di Serie B di calcio a 5, quindi già a livello nazionale. Poi proveremo anche a entrare come protagonisti e provare a portare qualche contenuto che magari possa riguardare anche solo me e Fran. Tu come pensi possa evolvere? Sì, sarà sicuramente un cambiamento abbastanza drastico, però sono comunque abbastanza convinto che sarà di grande miglioramento per il canale, che comunque porterà contenuti nuovi e soprattutto magari ci sarà un po' più legame tra di voi e anche dalla nostra parte. Questo è l'aspetto che, certo, penso che avvicinare lo spettatore, creare un po' più un rapporto, perché comunque Fabio per motivi di studio, per motivi insomma che concentrato su calcio a 5 università, fa fatica anche, no? Tu cosa ne pensi di questo nuovo progetto che porteremo in rete tutti e tre? Sì, io sono fiducioso, aspetto anche i commenti, sono curioso di sapere cosa ne pensate sia dei nuovi format sia del calcio a 5 in generale, quindi sì, sono curioso e non vedo l'ora di vedere come andrà avanti il canale. Calcio a 5 che viene un sacco trascurato, ma è un bellissimo sport. Ora che ti sei cimentato nel provarlo, come ti sembra? Sì, a me personalmente era già da tempo che lo volevo fare perché mi piace molto, è molto più dinamico, secondo me anche da vedere con il canale può andare bene. Sono convinto che questo contesto possa fare per lui, e alla fine abbiamo giocato anche insieme quest'estate in contesti come Lopez, quindi magari contesti più amatoriali, però si intravedeva che comunque quell'ambiente ti potesse piacere particolarmente. Credo che comunque lo vedremo anche poi nel corso di questa stagione. Per concludere questo video direi di ripercorrere un'ultima volta il tuo tragitto con cui hai iniziato il calcio a 11. Queste sono state le tue prime scarpe, scarpette rosse piuttosto piccole, penso si possa vedere, non sono il tuo numero attuale. Che scarpetta, mi ricordo questo paio di scarpette te le regalai io. Quando le andai a prendere, piccolo aneddoto, fatto sta che insomma le avevo misurate con la spanna, ho andato lì così, ho detto sì dai più o meno ci può stare, poi ho detto Fabio vieni qui, sì perfetto. Comunque sono un 32 di piede, 32 di piede, 32. 13 centimetri e mezzo di piedino, io lo metterei qui, guarda come chiusura. Direi che possiamo chiudere definitivamente questo capitolo del calcio a 11 che è durato 13 anni, spostarci sul nuovo contesto del calcio a 5 per vedere Fabio come si comporterà, si andrà a Prato per assistere alla trasferta fra i toscani contro il Balsa. Vedremo chi vincerà, vedremo Fabio come andrà in azione, come si comporterà. Cosa ti aspetti te da questa partita e come pensi di entrare nel contesto? Sicuramente è una partita difficile ed essendo la mia prima partita non mi aspetto di essere al centro del gioco. Però piano piano mi piace entrare nei meccanismi. Proverai a ritagliarti più spazio possibile fondamentalmente. Esatto. Fateci sapere le vostre impressioni, dateci un feedback con un commento, supportateci, mi piace, iscrivetevi al canale che per noi è importantissimo, soprattutto a fronte di un periodo così importante e delicato, in un periodo di cambiamento estremo. Continuate a seguirci, ciao a tutti, vi ringrazio. Grazie per la visione. Ciao a tutti. Ciao.